Buonasera e ben ritrovati al consueto appuntamento con il TRG Plus. Siamo a ridosso del Natale, lo abbiamo detto, l'abbiamo sentito a Iosa, un Natale sicuramente strano, atipico, e proprio per questo noi questa sera, grazie al Lions Club che ospitiamo nel nostro TRG Plus, vogliamo cercare di dare anche dei messaggi positivi, messaggi di speranza, perché il significato del Natale tutto sommato è questo. Lo facciamo con i nostri ospiti, per cavalleria e soprattutto perché è la presidente. Abbiamo con noi la dottoressa Rita Pannacci, presidente del Lions Club Gubbio. Buonasera. Il professor Guido Pennoni, primario del reparto di pediatria dell'ospedale comprensoriale Gubbio Gualdo. Buonasera. E abbiamo sempre per il Lions Gubbio Stefania Baroglio. Dicevamo, presidente, che abbiamo bisogno di messaggi positivi, di qualche buona notizia, perché poi il Natale deve comunque dare un messaggio di speranza, e voi lo state facendo, perché anche quest'anno un'iniziativa pregevole, quella del Lions. Sì, io questa sera sono qui proprio per illustrare insieme naturalmente agli altri ospiti quella che è una iniziativa per noi importante, tra l'altro un'iniziativa a favore dei bambini, perché il Lions opera naturalmente con alcuni servizi rivolti anche ai ragazzi e ai bambini. Questa è una raccolta fondi e donazioni che verranno devolute all'ospedale di Gubbio e Gualdo, in particolare al reparto pediatrico, per l'acquisto di attrezzature e strumentazioni. Abbiamo visto finora che c'è stata veramente grande generosità da parte della comunità eugubina, sia da parte di privati che da parte di un'azienda. Di questo noi ringraziamo tutti e facciamo anche presente che comunque questa è un'iniziativa e un progetto ancora aperto, è ancora possibile donare, e per questo ringraziamo fin d'ora tutti per la generosità. Professore, lei ovviamente con tutto quello che rappresenta un reparto pediatrico importante sarà colui che beneficerà appunto di queste donazioni. Nella fattispecie, come si attiverà il vostro reparto con le donazioni del Lions? Sì, quando Rita mi ha chiesto che cosa avremmo desiderato, più o meno visto il budget, ho indicato due strumenti in particolare. In primo uno spirometro, un apparecchio che serve per la misurazione della funzionalità respiratoria. Noi abbiamo già due spirometri, sia uno a carico della pediatria, l'altro del centro regionale fibrosi cistica che fa capo al nostro reparto, però ci mancava uno strumento giovane portatile che all'occorrenza possiamo dare anche ai malati per la registrazione a casa delle loro capacità spirometriche, capacità polmonari. Oltretutto uno dei due spirometri è abbastanza obsoleto perché è un residuo che avevamo a Gualdo Tadino, anche se ancora è perfettamente funzionante, quindi ho individuato in primis questo, considerando anche che il nostro reparto, a parte tutte le altre specialità della pediatria, dal punto nascita all'assistenza ai neonati, il ricovero, però tra virgolette ha una vocazione più che altro verso le patologie polmonari, le patologie allergiche, la patologia polmonare cronica, di cui la fibrosi cistica è uno degli aspetti più gravi e più severi. Sempre in questo settore ho individuato un pulsossimetro notturno. Che cos'è? È uno strumento che misura la saturazione in ossigeno e la frequenza cardiaca con registrazione continua durante le ore notturne, ed è uno strumento che serve soprattutto come ausilio agli otorini, ma anche ai pediatri, eccetera, per la valutazione della sindrome delle apnee notturne. Quindi nei casi dubbi di ipertrofia adenoidea, obesità e quant'altro, riesce a verificare quante desaturazioni in ossigeno, cioè quante volte durante la notte il bambino fa delle apnee di durata maggiori di 5 secondi, e ha la possibilità di trascrivere il tracciato, e quindi è uno strumento molto utile, con
considerando che in Umbria è un po' una carenza. Noi lo stiamo facendo, ma con un apparecchio che non ha possibilità di trascrivere, e abbiamo bisogno di ricoverare i bambini per una notte in ospedale. Invece questo strumento è molto agile, se lo possono portare a casa, lo diamo in gestione per una notte, poi metteremo l'esame a CUP e il giorno dopo verificheremo mediante la stampa i risultati e quindi referteremo. Quindi, insomma, avete di che ottimizzare. Tra l'altro, mi conceda la battuta, abbiamo ospitato qui nei nostri studi poco tempo fa il primario del reparto di ostetricia, perché quest'anno è stato raggiunto già sì. da oltre un mese il traguardo ragguardevole di 500 nascite, che sicuramente arriveranno a 600. C'è da pensare che, insomma, il reparto di pediatria avrà il suo bel da fare. No? Devo dire che abbiamo lavorato tantissimo quest'anno, un po' meno con la pediatria, con le attività ambulatoriali, perché per ovvi motivi, però per quanto riguarda la neonatologia, l'assistenza al parto, abbiamo fatto un salto di più 200 in un anno, e quindi ovviamente questo comporta anche una maggiore attenzione verso il neonato, una maggior presenza e anche una maggior necessità di maggiore formazione, perché chiaramente poiché il 10% dei neonati hanno una qualche patologia, dobbiamo essere pronti ad accogliere quest'onda d'urto che si è piacevolmente abbattuta sul nostro ospedale, sulla nostra pediatria, per dare una risposta che sia sempre più adeguata ai tempi e anche all'utenza soprattutto. Finalmente questo è un felice dato in controtendenza, visto che spesso siamo costretti a registrare dati in negativo. La mission del Lions è da sempre quella di dei service, quindi ne vogliamo un attimo parlare, ce li abbiamo collegati via Skype, credo che siano già collegati due dei past president, che sono Giacomo Mancini e Nancy Latini. Sì, li vediamo nei monitor. Buonasera, dicevamo, credo che ci abbiate seguito, questa mission del service è sempre stata insita nel Lions come associazione, diciamo così. Sì, guarda Federica, intanto saluto tutti i tuoi ospiti. Lions, fra le mission del Lion, proprio noi abbiamo un motto nella nostra associazione, nella nostra associazione internazionale americana, We Serve, e abbiamo quindi le mission di aiutare in particolar modo qualsiasi forma, sia singola che in forma associativa, le persone bisognose di qualsiasi necessità. Abbiamo fra le varie nostre mission anche la chiaramente la lotta a vari tipi di malattie, anche più che altro l'oncologia pediatrica, quindi ci rivolgiamo molto ai più bisognosi, anche chiaramente ai bambini. E così è nato questo service nel 2015. Nancy, durante un consiglio direttivo, disse: facciamo qualcosa per i bambini sotto il periodo di Natale, che è il periodo a loro più diciamo dedicato. Perché diceva la presidente Rita, Stefania, mi rivolgo a te, che ovviamente anche se siamo a ridosso del Natale, la raccolta continua, c'è ancora la possibilità. Spieghiamo un attimo tecnicamente com'è possibile fare queste donazioni. Sì, Federica, grazie. Allora, quest'anno siamo stati costretti a trovare un modo alternativo per portare avanti questo service, perché ovviamente la pandemia non ci permette di stare a contatto diretto, ravvicinato con le persone. Quindi abbiamo scelto una piattaforma che è stata la stessa che abbiamo utilizzato durante il lockdown per raccogliere fondi sempre per il nostro ospedale, il nostro nosocomio comprensoriale, e siccome era andata molto bene, avevamo raccolto 30.000 euro, abbiamo deciso di replicarla e di trasformarla proprio in questa occasione per la letterina di Babbo Natale. La procedura è semplicissima, basta andare su GoFundMe, che è questa piattaforma, e cercare la raccolta fondi denominata la letterina di Babbo Natale. All'interno è possibile fare la donazione di 5 euro per letterina ed è importante che al momento della donazione il donatore non lasci anonima la donazione, perché altrimenti noi non abbiamo possibilità di capire da parte di chi vengano questi soldi. Ovviamente non perché sia importante il nome del genitore, ma è fondamentale per noi avere il nome del bambino. Quindi all'interno della raccolta fondi c'è proprio il tasto clicca qui, dove il genitore deve, una volta fatta la donazione, andare e sarà
reindirizzato al sito Lions, dove ci saranno una serie di campi da compilare: il nome del genitore che fa la donazione, il nome del bambino e l'indirizzo. Lì all'interno richiede la copia della letterina che noi spediremo via email. La stamperà, la scriverà e poi potrà imbucarla in quelli che sono i punti dedicati che ci hanno dato collaborazione: l'OVS, il Conad Superstore, Giri in Giro Viaggi, le due librerie, una in Piazza Bosone, Libri ed Idee, e l'altra invece di Cesare Maurizia sul corso Fotolibri. Fotolibri, grazie. E non mi pare di tralasciare nessun altro punto, quindi è aperta, ancora è aperta. Bambini, Babbo Natale sta aspettando le vostre lettere. Quindi non dimenticatevi di scriverla, non dimenticatevi di imbucarla. Fino al 7 di gennaio saranno lì le buche delle lettere, perché Babbo Natale si deve anche riposare dopo aver consegnato i regali a tutti i bimbi in giro per il mondo. E quindi non abbiate paura, lui sicuramente le riceverà e vi risponderà personalmente, ci sarà proprio una risposta per voi bimbi. Un'altra piccola cosa: qualora i genitori si trovino in difficoltà nel seguire la procedura, c'è all'interno della piattaforma l'email, che è service@lionsclub.gubbio.com. Casomai scrivete direttamente lì, mandatemi la copia della letterina e noi la spediamo. E questo è il modo per dare il via alla trafila. E dare modo di trascorrere un Natale sereno, ma soprattutto i prossimi Natali, che speriamo per inciso che siano un po' più sereni per tutti, ma anche a tutti i bambini del reparto di pediatria. Dovremmo aver ripristinato il contatto Skype, sì, eccoli qua, con Nancy e Giacomo. Giacomo, scusa se era interrotto. Ok. No, dicevo che tutto nasce nel 2015, quindi questo e proprio nacque come primo diciamo incarico che ci prendemmo, e fu quello proprio sempre di rivolgere il ricavato del nostro tra virgolette lavoro al reparto pediatria del nostro ospedale. Quindi quest'anno torniamo qui con il quinquennio proprio con l'ospedale del nostro nosocomio, e abbiamo anche fatto altre attività a sostegno di altre associazioni del nostro territorio, quale ad esempio il Comitato Matti per la Vita, dove appunto si occupa di aiutare i bambini purtroppo malati di leucemia. Abbiamo cercato di alleviare le difficoltà della famiglia della piccola Caterina, tramite l'associazione Cate. Quindi cerchiamo sempre, perché questo service è nato proprio per aiutare i bambini, e sotto questo periodo, che è il periodo a loro dedicato. Tutto nacque da un'idea di Nancy nel 2015 e la stiamo portando avanti con impegno, con grande forza, e vorrei ringraziare la vera nostra interlocutrice con Babbo Natale, che è Donatella Quasè, diciamo che è il nostro elfo, è l'elfo Lions. È il folletto di Babbo Natale, Donatella. Grazie, vi ringraziamo anche per il vostro contributo, anche perché io credo che se negli anni passati, e Nancy ne è testimone, le sollecitazioni, credo, da parte delle associazioni, non solo qui locali ma in generale nei confronti dei Lions, per ricevere queste donazioni siano state numerose, quest'anno forse si sente ancora di più. Sì, diciamo che negli anni dobbiamo veramente dire un grazie immenso a tutti, perché è stato veramente un'iniziativa che è stata accolta fin dal primo anno con grande entusiasmo, e la cosa più bella è che poi i genitori ogni anno non riescono a non fare questo piccolo regalo, perché in realtà poi il bambino, ricevendo la risposta di Babbo Natale, senza dubbio per lui forse è anche il più grande regalo che riceve durante il Natale. Io non posso che non ringraziare il Lions per aver accolto questa mia idea, che è arrivata subito dopo il mio ingresso all'interno del club, per cui ringrazio tutti i soci, ringrazio anch'io Donatella per l'impegno che ha profuso in questi anni, e ringrazio tutti coloro che ci hanno sostenuto, che continuano a sostenerci negli anni con l'acquistare appunto questa letterina. Grazie mille a tutti e un saluto, un buon Natale da parte nostra a tutti quanti. Volete aggiungere qualcosa? Risollecitiamo nuovamente il fatto che sia ancora in tempo, anche se siamo proprio a ridosso del Natale. Presidente. Ringraziamo per la generosità e
ancora chi vorrà donare, come dicevamo, è in tempo e soprattutto ricordiamo che Babbo Natale risponderà personalmente a tutti i bambini che vorranno inviarci la loro letterina e sarà un piacere entrare nelle case di chi appunto dona e chi ha questa gioia immensa del dono. Anche perché il professor Pennoni credo che sia un grande testimonial del fatto che le nostre donazioni vanno veramente a un fine nobile, ma soprattutto estremamente utile. Questo sì, perché come ha già detto Mancini, anche in passato abbiamo avuto delle donazioni dall'Allianz, quindi abbiamo avuto gli arredi per esempio per le sedute per la sala d'aspetto. E oltretutto io sono anche socio Lions, per cui so che le nostre donazioni vanno sempre a buon fine. Vorrei concludere con un augurio per l'anno prossimo, che i nostri bambini tornino a riempire le scuole, a riempire le piazze, a riempire i giardini, a giocare. Quindi è un messaggio di speranza, di fiducia, e vorrei invitare anche la gente a vaccinarsi, perché sento troppe persone che nicchiano, che hanno timore, che non bisogna avere timore, non si può continuare a vivere in questo modo. Bisogna avere fiducia nella scienza e quindi l'augurio che faccio è quello che più possibile la gente si vaccini, che prima possibile riusciamo a vivere una vita normale con qualcosa in più che magari ci avrà insegnato questa pandemia. E vediamo, insomma, qualcuno su questo è molto più scettico su questo che non sui vaccini, sugli insegnamenti che possiamo aver preso in questo periodo. Stefania. Sì. Una cosa mi sono prima dimenticata tra i vari punti che ho menzionato, che c'è anche Volpotti Centro di Annalisa, anche lei ha aderito, quindi pure là potete trovare la cassettina postale. Fino al 7 di gennaio sono ancora pronte lì per voi. Quindi tutti pronti, questa volta non con carta e penna, anche Babbo Natale ormai è avanti, quindi mouse, tastiere o quant'altro per preparare la lettera. Io vi ringrazio per la vostra partecipazione e anche per il vostro bel messaggio, vi auguriamo ovviamente un sereno Natale e io invece vi auguro un buon proseguimento di serata ovviamente con TRG.